Bisogna lasciarsi interpellare dallo Spirito Santo e imparare ad ascoltarlo prima di prendere decisioni. È l'esortazione che Papa Francesco rivolge ai fedeli nell'omelia della messa odierna a casa Santa Marta. Se non si discerne quello che accade, infatti, la fede è ideologica. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, che ha poi incontrato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, accompagnato da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Il Signore converta i cuori dei terroristi, così al termine del Regina Coeli il Papa, tornando ad esprimere la sua vicinanza alla Chiesa copta ortodossa d'Egitto, insanguinata dall'attentato jihadista di 2 giorni fa, ricordando anche le vittime della violenza nell'arena di Manchester di lunedì scorso. In precedenza, soffermandosi sulla solennità dell'Ascensione, Francesco ha ribadito che essa ricorda la dignità e la responsabilità che Gesù ci ha lasciato di annunciarlo al mondo. Giornata intensa quella vissuta da Papa Francesco sabato a Genova, incontrando il mondo del lavoro, il clero, i giovani, i piccoli degenti dell'ospedale pediatrico Gaslini e infine celebrando l'Eucarestia al piazzale Kennedy sul lungomare del capoluogo ligure. Ne ripercorriamo le tappe. Sono capace di ascoltare lo Spirito Santo che muove il mio cuore? Chiedo ispirazione a Lui prima di prendere una decisione o il mio cuore è chiuso, fermo, senza emozioni? È la domanda che tutti dovremmo farci, secondo Papa Francesco, che nell'omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta ha commentato il brano degli Atti degli Apostoli, inserito nella liturgia nel quale si descrive l'incontro di Paolo con alcuni discepoli di Efeso che non conoscevano lo Spirito Santo. «Chiedo, proseguito il Pontefice, che lo Spirito mi guidi per il cammino che devo scegliere nella mia vita e anche tutti i giorni». E ha aggiunto, vorrei seminare questa domanda nel vostro cuore. Anche nei Vangeli ci sono questi. Pensiamo ai dottori della legge. Erano credenti in Dio, sapevano tutti i comandamenti, ma il cuore era chiuso, fermo. Non si lasciavano inquietare. Lasciarsi inquietare dallo Spirito Santo. E ho sentito questo. Ma padre, quello è sentimentalismo? No. Può essere, ma no. Se tu vai sulla strada giusta, non è sentimentalismo. Ho sentito la voglia di fare questo, o di andare a visitare quell'ammalato, non sai, o cambiare vita, o lasciare questo. E sentire e discernere. Discernere quello che sente il mio cuore. Perché lo Spirito Santo è il maestro del discernimento. Una persona che non ha questi moti, questi movimenti nel cuore, che non discerne cosa succede è una persona che ha una fede fredda, una fede ideologica. La sua fede è un'ideologia, tutto qui. Il dramma di quei dottori della legge che bastonavano Gesù. Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, che ha poi incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Nei colloqui, informa la sala stampa vaticana, sono state rilevate le buone relazioni bilaterali fra la Santa Sede e il Canada e il contributo della Chiesa cattolica nella vita sociale del Paese.
Successivamente ci si è soffermati sui temi dell'integrazione e della riconciliazione, come anche su quello della libertà religiosa e sulle attuali problematiche etiche. Infine, si legge nel comunicato, sono state trattate anche alla luce dei risultati del recente vertice del G7 alcune questioni di carattere internazionale con speciale attenzione al Medio Oriente e alle aree di conflitto. Il dolore per la strage di fedeli copti in Egitto per mano dei jihadisti ha accompagnato anche ieri il Papa che, al termine della recita della Regina Celi, ha espresso nuovamente vicinanza al patriarca dei copti, il caro fratello Tawadros, e a tutta la nazione egiziana, vittima di una feroce violenza, chiedendo una speciale conversione. Le vittime, tra cui anche bambini, sono fedeli che si recavano a un santuario a pregare e sono stati uccisi dopo che si erano rifiutati di rinnegare la loro fede cristiana. Signore, accolga nella sua pace questi coraggiosi testimoni, questi martiri, e converta i cuori dei terroristi. Francesco è tornato anche a chiedere la preghiera dei fedeli per le vittime dell'orribile attentato di lunedì scorso a Manchester durante un concerto all'arena della città, dove tante giovani vite sono state crudelmente spezzate. Sono vicino ai familiari e a quanti ne piangono la scomparsa. In precedenza, soffermandosi sul significato della solennità dell'Ascensione a 40 giorni dalla Pasqua, Francesco ha ripercorso il Vangelo di Matteo che racconta del commiato definitivo del risorto dai suoi discepoli. A loro, ancora dubbiosi dopo essere passati attraverso il fuoco della passione e della risurrezione, Gesù lascia il compito immenso di evangelizzare il mondo, insegnando e battezzando. Dunque, ha sottolineato Francesco, la Chiesa prosegue da qui la sua missione. Da questo momento, dal momento dell'Ascensione, infatti, la presenza di Cristo nel mondo è mediata dai suoi discepoli, da quelli che credono in Lui e lo annunciano. Questa missione durerà fino alla fine della storia e godrà ogni giorno dell'assistenza del Signore risorto, il quale assicura: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E la presenza di Cristo porta fortezza nelle persecuzioni, conforto nelle tribolazioni, sostegno nelle difficoltà di questa missione, ha assicurato Francesco, ed è l'Ascensione a ricordarcelo. L'Ascensione ci ricorda questa assistenza di Gesù e del suo Spirito che dà fiducia, dà sicurezza alla nostra testimonianza nel mondo. Ci svela perché esiste la Chiesa. La Chiesa esiste per annunciare il Vangelo, solo per quello. E anche la gioia della Chiesa è annunciare il Vangelo. La Chiesa siamo tutti noi battezzati. Oggi siamo invitati a comprendere meglio che Dio ci ha dato la grande dignità e la responsabilità di annunciarlo al mondo, di renderlo accessibile all'umanità. Questa è la nostra dignità, questo è il più grande onore di ognuno di noi, battezzati tutti. Con lo sguardo al cielo in questa festa, raccomandato ancora il Papa, rafforziamo i nostri passi per proseguire la nostra missione, consapevoli però che essa non dipende da noi. Siamo però ben consapevoli che questa non dipende prima da tutte le nostre forze, da capacità organizzative e risorse umane,
Soltanto con la luce e la forza dello Spirito noi possiamo adempiere efficacemente la nostra missione di far conoscere e sperimentare sempre più agli altri l'amore e la tenerezza di Gesù. L'ultimo momento della giornata genovese di Papa Francesco sabato scorso è stata la celebrazione dell'Eucarestia al Piazzale Kennedy, a coronamento di una visita intensa scandita da diversi incontri. La preghiera e lo slancio missionario sono stati i cardini della sua omelia. Gesù ha unito per ogni uomo la terra al cielo, ha detto, sottolineando che quando Gesù è asceso al Padre, la nostra carne umana ha varcato la soglia del cielo e che Dio non si staccherà mai dall'uomo. La prima parola chiave che il Papa ha usato è stata intercessione. Gesù presso il Padre intercede ogni giorno, ogni momento per noi, in ogni preghiera, in ogni nostra richiesta di perdono. La preghiera è dunque la via per affidare una persona, una situazione importante a Dio. La preghiera cristiana non è un modo per stare un po' più in pace con se stessi o trovare qualche armonia interiore. Noi preghiamo per portare tutto a Dio, per affidargli il mondo. La preghiera è intercessione, non è tranquillità, è carità. E chiedere, cercare, bussare. La soluzione per Francesco è gettare l'ancora in Dio, dando a Lui i pesi, le persone, le situazioni, affidandogli tutto. È questa la forza della preghiera, ripreso, che collega cielo e terra, che permette a Dio di entrare nel nostro tempo. La preghiera cristiana non è un modo per stare un po' più in pace con se stessi o trovare qualche armonia interiore, ma se la preghiera è intercessione, ha aggiunto, in essa c'è tutto un dinamismo che configura la carità. Una carità che non prevarica e non grida secondo la logica di questo mondo, ma esercita la forza mite della preghiera, con la quale si possono anche fermare le guerre e ottenere la pace. Quindi, come Gesù intercede sempre per noi presso il Padre, così noi, Suoi discepoli, non stanchiamoci mai di pregare per avvicinare la terra al cielo. L'annuncio e quindi la missione in nome di Cristo è stata la seconda parola chiave e sfida proposta dal Papa. Il Vangelo non può essere rinchiuso e sigillato, perché l'amore di Dio è dinamico e vuole raggiungere tutti. Per annunciare allora occorre andare, uscire da se stessi. Con il Signore non si può stare quieti, accomodati nel proprio mondo. Il Signore rilancia sempre, ha chiarito, ci vuole in uscita, liberi dalla tentazione di accontentarci quando stiamo bene e abbiamo tutto sotto controllo. Il cristiano non è fermo, ma in cammino con il Signore verso gli altri. È un pellegrino, un missionario, un maratoneta speranzoso, mite ma deciso nel camminare, fiducioso e al tempo stesso attivo, creativo ma sempre rispettoso, intraprendente e aperto, laborioso e solidale. Con questo stile percorriamo le strade del mondo. Ha parlato di urgenza della missione per portare un annuncio di gioia con la forza limpida e mite della testimonianza in Cristo, lasciando stare le chiacchiere e le finte discussioni di chi ascolta solo se stesso. Il Papa ha dunque esortato a lavorare concretamente per il bene comune e la pace. Mettiamoci in gioco con coraggio, ha concluso, convinti che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Nel pomeriggio di sabato Papa Francesco non ha mancato di fare una visita all'ospedale pediatrico Giannina Gaslini. Chi serve i malati con amore serve Gesù, ha affermato Francesco, salutando il personale sanitario, i medici e i pazienti radunati sul piazzale della struttura che guarda il mare.
Come aveva promesso, Francesco ha portato la carezza di Gesù ai piccoli dell'ospedale pediatrico, che da 80 anni si dedica con passione e competenza all'assistenza dell'infanzia. Una tappa che di certo non poteva mancare. Perché la sofferenza dei bambini è certamente la più dura da accettare. E allora il Signore mi chiama a stare, anche se brevemente, vicino a questi bambini e ragazzi e ai loro familiari. Tante volte rifaccio la domanda: perché soffrono i bambini? E non trovo spiegazione, solo guardo il crocifisso e mi fermo lì. Il Papa ha lodato il personale di questa struttura, la professionalità, la dedizione nelle cure specialistiche rivolte ai piccoli pazienti, ma non solo. Loro infatti hanno bisogno anche dei vostri gesti di amicizia, della vostra comprensione, del vostro affetto e sostegno paterno e materno. Francesco ha rievocato la storia del nosocomio nato come atto d'amore del senatore Gaslini, che per onorare la figlia Giannina morta in tenera età decise di spogliarsi di tutti i suoi beni e dar vita a questa struttura conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, stabilendo però nell'atto di fondazione che sempre fosse animata e ispirata dalla fede cattolica. Noi sappiamo che la fede opera soprattutto attraverso la carità e senza di questa è morta. Perciò incoraggio tutti voi a svolgere la vostra delicata opera spinti dalla carità, pensando spesso al buon samaritano del Vangelo, attenti alle necessità dei vostri piccoli pazienti, chinandovi con tenerezza sulle loro fragilità e vedendo in loro il Signore. Chi serve i malati con amore serve Gesù che ci apre il regno dei cieli. Da qui l'invito che il Gaslini possa continuare ad essere simbolo di generosità e solidarietà e proseguire, restando fedele alla sua missione, l'opera di cura e di ricerca mediante anche l'apporto e il contributo generoso e disinteressato di tutte le categorie e a tutti i livelli. La missione cambia lo sguardo di ognuno di noi perché ci coinvolge in prima persona con chi soffre ed è nel dolore, scoprendo così il volto del Signore. Così il Papa al termine della mattinata di sabato nell'incontro al Santuario della Madonna della Guardia con i giovani della missione diocesana. Il Papa ha invitato a provare la vera gioia che nasce dal cuore, lasciandosi trasformare dal Signore e guardare con occhi nuovi, non turistici. È una tentazione per i giovani essere turisti, ma non dico che fare una passeggiata là o dall'altra parte, quello è bello, no, guardare la vita con occhio di turisti, cioè superficialmente, e registrare in fotografia per vederla più avanti. Questo vuol dire che io non tocco la realtà, non guardo le cose che succedono. Non guardano le cose come sono. La prima cosa che io risponderei per vostra trasformazione: lasciare di questo atteggiamento di turisti per diventare giovani con un compromesso serio con la vita. Mai escludere, mai isolare, mai ignorare e anche mai aggettivare chi c'è accanto. La nostra società, ha spiegato, tende a disprezzare l'altro, ma solo Dio può dare giudizi. Ha invitato quindi a farsi prossimo, toccare con mano il dolore degli ultimi. Amare è avere la capacità di stringere la mano sporca e la capacità di guardare gli occhi di quelle che sono in situazione di degrado e dire: per me tu sei Gesù.
Questa, ha sottolineato, è la pazzia della fede, della croce di Cristo, dell'annuncio del Vangelo. Ha esortato i giovani ad avere il coraggio dei navigatori liguri e a cercare la verità, stando attenti a quello che ci vendono, anche nei media. Serve, ha proseguito, la capacità di guardare l'orizzonte al di là dei venditori di fumo. È normale che il Mediterraneo divenne un cimitero? È normale questo? È normale che tanti paesi, e non lo dico dell'Italia, perché l'Italia è tanto generosa, tanti paesi chiudano le porte a questa gente che viene piagata e fugge dalla fame, della guerra, e questa gente sfruttata e viene a cercare un po' di sicurezza. È normale? E fare questa domanda, questo è normale? Se non è normale, io devo coinvolgermi perché questo non succeda. Io sono sicuro che voi genovesi, ha concluso il Papa, siete capaci di grandi orizzonti e di tanto coraggio, ma dipende da voi se volete farlo, non dipende da me. Io questa sera torno e lascio il seme. A voi lascio la sfida, o come diciamo nella nostra terra, vi butto il guanto in faccia. Voi vedrete. Un lungo, appassionato dialogo con il clero ligure. Papa Francesco si è confrontato a tutto campo con sacerdoti e religiose della Liguria, rispondendo diffusamente alle quattro domande che gli sono state rivolte nella cattedrale di San Lorenzo, gremita di consacrati. Il Papa ha innanzitutto messo l'accento sullo stile di Gesù per vivere un'intensa vita spirituale. Gesù, ha osservato il Papa, era sempre con la gente di giorno, mentre la sera era sempre in preghiera per essere con il Padre. Di cui Francesco ha messo in guardia dal diventare un prete statico, impegnato solo perché tutto sia risolto, tutto in ordine, con gli orari a posto. Una vita così strutturata, ha avvertito, non è una vita cristiana. Dovete voi sacerdoti esaminarci su questo. Sono uomo di incontro, sono uomo di tabernacolo, sono uomo di strada. Sono uomo di orecchio che sa ascoltare, o quando incominciano a dirmi le cose, questo è così, pum. Mi lascio stancare dalla gente. Questo era Gesù. Non ci sono formule. Gesù aveva una chiara coscienza che la sua vita era per gli altri, per il Padre e per la gente, non per se stesso. Bisogna lasciarsi guardare dal Signore quando siamo davanti al tabernacolo, senza pregare come un pappagallo, perché così si perde solo tempo. Rispondendo alla seconda domanda, Francesco ha così rivolto il pensiero al tema della fraternità, una parola, osservato con una battuta, che non si quota nella borsa dei valori. Il Papa ha messo l'accento sul rischio dell'autosufficienza, di essere un prete Google o Wikipedia, che pretende cioè di sapere tutto. Le mormorazioni e le chiacchiere che spellano il fratello sono le peggiori minacce alla fraternità in un presbiterio e a volte arrivano fino a infangare candidati all'episcopato. Il nemico grande contro la fratellanza sacerdotale è questo: la mormorazione per invidie, le gelosie, o perché non mi cade bene, o così. O perché la pensa di un'altra maniera. Entonces è più importante l'ideologia che la fratellanza. Anche più importante l'ideologia che la dottrina. Ma dove siamo arrivati? Pensate.
Il Papa non ha quindi mancato di consigliare i formatori dei seminaristi di allontanare quanti chiacchierano perché, se non si correggono, rappresentano un'ipoteca sulla fratellanza presbiterale. Il Papa si è quindi soffermato sul binomio diocesanità-disponibilità. Tutti, ha detto, siamo inseriti nella diocesi e questo ci salva dall'astrazione, dal nominalismo, da una fede che vola nell'aria. Di qui ha rivolto l'attenzione al carisma delle congregazioni che, ha detto, sono un regalo per la Chiesa. Una disponibilità per andare dove c'è più rischio, dove c'è più bisogno, dove c'è più necessità. Non per curarsi se stessi, ma per andare a donare il carisma, a inserirsi dove c'è più necessità. La parola che uso spesso è periferie, ma io dico tutte le periferie, non solo quella della povertà, tutte, anche quella del pensiero, tutte. Ancora l'incoraggiamento del Papa ad essere disponibili, ad andare oltre, a domandarsi se il proprio carisma sia necessario in una diocesi o bisogna lasciarla per andare in un'altra con disponibilità e senza avere paura dei rischi. Infine, per far crescere le vocazioni, ha osservato, bisogna soprattutto puntare sulla testimonianza di gioia anche nel modo di vivere, testimoniare per la scelta che Gesù ha fatto. D'altro canto, ha avvertito, la mondanità, la controtestimonianza provocano certe crisi vocazionali. Il primo incontro della sua visita pastorale alla città e alla chiesa che vive in Genova, Papa Francesco lo ha sabato mattina con il mondo del lavoro. Egli è stato accolto da circa 3.500 lavoratori allo stabilimento dell'Ilva. Il lavoro è una priorità umana e pertanto è una priorità cristiana, una priorità nostra. Lo ha scandito subito il Papa nel suo discorso, che si è detto commosso nel vedere il porto da cui partì migrante il padre. A lui sono state rivolte 4 domande da Ferdinando, imprenditore, Micaela, sindacalista, Sergio, impegnato in un cammino di formazione, promosso dai cappellani, e Vittoria, disoccupata. Non dimentichiamo che l'imprenditore deve essere prima di tutto un lavoratore. Nessun buon imprenditore, ha aggiunto, ama licenziare la sua gente, perché chi pensa di risolvere il problema della sua impresa licenziando la gente non è un buon imprenditore, è un commerciante. Oggi vende la sua gente, domani vende la dignità propria. Centrale è poi riconoscere le virtù dei lavoratori e delle lavoratrici. Il Papa ha parlato poi di una economia astratta, senza volti, che specula solamente, da temere che è incapace di amare, aziende e uomini incapace di costruire. Ma paradossalmente qualche volta il sistema politico sembra incoraggiare chi specula sul lavoro e non chi investe e crede nel lavoro. Perché? Perché crea burocrazia e controlli partendo dall'ipotesi che gli attori dell'economia siano speculatori e così chi non lo è rimane svantaggiato e chi lo è riesce a trovare i mezzi per eludere i controlli e raggiungere i suoi obiettivi. Si sa che regolamenti e leggi pensati per i disonesti finiscono per penalizzare gli onesti. Poi ha citato il primo articolo della Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Francesco ha condannato quello che ha definito il ricatto sociale, ovvero il lavoro fatto di orari massacranti, mal pagati, il lavoro nero. Ha poi invocato ancora una volta il lavoro per tutti, senza il quale, ha affermato, non c'è dignità.
ha rifiutato la logica di uno Stato che manda in pensione senza preoccuparsi della sopravvivenza di chi ha faticato per una vita. Poi ha guardato ai giovani ribadendo che un assegno statale mensile che ti faccia portare avanti una famiglia non risolve il problema. Il problema va risolto con il lavoro per tutti. L'accento sulla competizione all'intento dell'impresa, oltre ad essere un errore antropologico e cristiano, è anche un errore economico, perché dimentica che l'impresa è prima di tutto cooperazione, mutua assistenza, reciprocità. Quando un'impresa crea scientificamente un sistema di incentivi individuali che mettono i lavoratori in competizione tra loro, magari nel breve periodo può ottenere qualche vantaggio, ma finisce presto per minare quel tessuto di fiducia che è l'anima di ogni organizzazione. La meritocrazia per il Papa comporta un cambiamento della cultura della povertà, dove il povero è considerato un demeritevole e quindi un colpevole. E se la povertà è colpa del povero, ha affermato, i ricchi sono esonerati dal fare qualcosa. Poi è tornato a condannare il traffico illegale di armi, di pornografia, i giochi di azzardo, ma anche tutti quei lavori che non lasciano tempo per vivere. Gli schiavi non hanno tempo libero, ha detto. Senza il tempo della festa, il lavoro torna lavoro schiavistico, anche se superpagato. Poi è tornato a dire che nelle famiglie in cui manca il lavoro del lunedì non è mai pienamente domenica. Francesco ha anche messo in guardia dal consumo che è idolo del nostro tempo, un consumo che promette anche attraverso i grandi negozi aperti 24 ore al giorno la salvezza, la vita eterna, ricordando invece che il valore del lavoro, che è frutto di fatica, non è finalizzato al mero consumo, ma è il centro di ogni patto sociale, che regge anche la democrazia e non un mero mezzo per poter consumare. Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 29-30 maggio 2017. Dopo il Regina Coeli dell'Ascensione, il Papa ha ricordato la strage dei martiri copti in Egitto e l'attentato di Manchester. Dio converta i cuori dei terroristi. Dopo il G7, il vertice della NATO, clima di divisione in Occidente. La visita del Pontefice a Genova. Seul convoca il Consiglio di Sicurezza Nazionale, nuovo test missilistico nordcoreano. Restaurate le catacombe di Domitilla. Udienza al primo ministro del Canada.